Leggete qui di Modena e Reggio Emilia, con un richiamo a Marco Biagi naturalmente, ci presenterà un progetto secondo me molto innovativo e molto interessante e dal punto di vista della statistica pubblica direi anche un progetto sfidante perché una serie di... il problema che pone un progetto di questo tipo non è solo quello legato alla rilevazione di dati. Ahimè, vedete, è sfidante perché, che è successo? Ecco, perché non è solo legato alle esigenze della rilevazione di dati, quindi anche alla comprensione del che cosa si misura, ma anche della funzione del dato rilevato e in particolare questo progetto mette in relazione chi produce il dato con due altri sistemi molto importanti. Il primo è quello delle imprese. Voi direte, vabbè, ma quello è facile, si sa subito quali sono le imprese di cui si parla. Toccherà al professor Giovanetti, come dire, smitizzare questa certezza positivista. Oggi anche le imprese non sono così facili da trovare. Qui addirittura si pone il problema di trovare chi guida le imprese, che è ancora più complicato. L'altro sistema con il quale la produzione di questi dati si confronta è il sistema amministrativo, in questo caso il sistema amministrativo locale, in particolare il sistema amministrativo della Regione Emilia-Romagna. E il punto in questo caso è che cosa se ne può fare la Regione Emilia-Romagna di tutti questi dati che vengono prodotti anche secondo forme e formati innovativi. Quando siamo cresciuti tutti quanti, almeno quelli che hanno più o meno la mia età, ritenevano che il dato svolgesse una funzione fondamentale dentro le pubbliche amministrazioni, cioè i rapporti statistici venivano usati tipicamente per riempire i cassetti. Uno portava il rapporto statistico e veniva messo dentro un cassetto e lì rimaneva a sempiterna memoria. Nella nostra generazione di ricercatori e di utilizzatori dei dati abbiamo sostenuto a lungo, per un trentennio, l'esigenza di produrre delle politiche basate su fatti, su misurazioni, su elementi empirici importanti. Ma questa sfida io direi che non è affatto vinta ancora. Le amministrazioni, soprattutto le amministrazioni locali, tendono a essere travolte dalle emergenze, dalla necessità del momento, per cui penso che un progetto come questo debba porsi tra le sue ambizioni anche quella non solo di produrre quindi delle informazioni affidabili, ma anche quella di far sì che le amministrazioni le usino in modo proprio per programmare poi le politiche. Quindi, adesso lascio la parola al professor Giovanetti che ci illustrerà, spero, in dettaglio il progetto. Fra un poco ci raggiungerà il dottor Stefano Michelini che dirige l'ufficio di statistica, ancora per poco purtroppo, della Regione Emilia-Romagna, che ci aiuterà a capire anche, spero, in che relazione c'è tra l'attività di ricerca e di studio e l'attività che nell'ufficio di statistica emiliano-romagnolo si sta svolgendo. Per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate tutti, abbiamo a che fare con un'amministrazione regionale, con un ufficio di statistica che ha una lunga tradizione di studi, lunga davvero, stiamo parlando di molti decenni di studi e di volumi pubblicati sul mercato del lavoro pregevoli. In questo caso quindi il problema non è tanto far capire che cosa sono i numeri e come si possono valorizzare, ma è come far entrare il mondo dei numeri dentro il mondo del disegno delle politiche, che è un altro passo diverso. Una responsabilità topografica per me la lascio tutta volentieri al professor Giovanetti. Grazie. Bene, grazie, buongiorno, sono molto contento e anche un po' impressionato di essere in questo consesso. Prego i tecnici del suono, perché me lo dicono sempre, che se comincio a parlare qui dentro, qualcosa non funziona, quindi avvertitemi perché i principi di Alzheimer. Allora, come ha quella, è un acronimo, come vedete, che ha quel significato lì. Da qualche parte, scrivendo dei mail, ci ha aggiunto un punto interrogativo, che lì non c'è, ma c'è un punto interrogativo. Come?
Allora la cosa mi sembrava divertente, perché infatti è come descrivere l'industria 4.0, come, ma c'è soltanto un come, c'è anche un dove sta, dove risiede l'industria 4.0. Se ne parla tanto, se ne ha un'immagine, se ne ha un'immagine, diciamo, legata a professioni, a funzioni, a scoperte, a start-up meravigliose che fanno cose altrettanto meravigliose e così via, ma possiamo parlare dell'industria? Dove sta l'industria? Dove? Che impatto ha? Che precondizioni? Quanto è grande? Che peso ha? Dico questo perché questo progetto, che è un progetto fortemente voluto dalla Regione Emilia-Romagna, fortemente voluto, in particolare fortemente voluto da Patrizio Bianchi, il quale ha come domanda di ricerca una attenta valutazione del peso, delle competenze necessarie per far decollare questo settore. Ed è perfettamente chiaro nella testa di Patrizio l'idea che le competenze non sono soltanto di natura ingegneristica, ma si devono allargare a molti altri campi. Quindi per lui è fondamentale che l'università si muova a tutto campo, che esprimano tutte le competenze necessarie dal punto di vista formativo per crearne, di competenze dal punto di vista occupazionale, e dunque vuole sapere come funziona il sistema, che potenzialità esistono, quante dimensioni ha l'aspetto formativo e come l'industria è capace di fare un matching, oppure come noi università riusciamo a fare un matching con l'industria locale. D'accordo? Allora, detto questo, tutto sembra normale, tutto sembra ovvio. Allora, le domande queste sono, la parte generale è sviluppare un quadro formativo sugli aspetti, diciamo, del quantitativi e qualitativi del fabbisogno di manodopera. E poi analizzare, cioè domande offerte, non la stiamo a menare più tanto, domande offerte. Allora, come sempre, i concetti sono le pietre che ci arrivano addosso e ci condizionano. Perché una delle domande che potremmo cominciare a farsi è quanto il settore formativo forma e quanto produce capitale umano, e nello stesso tempo, quanto il settore produttivo è anche formativo. Cioè noi tendenzialmente andiamo a scinderli, ma in realtà importantissime funzioni formative stanno all'interno, o dovrebbero stare all'interno del sistema produttivo, esattamente come noi, quando progettiamo i nostri percorsi, non stiamo lì a pensare se l'impresa ha bisogno di un laureato, perché potremmo tranquillamente mandare la gente al CERN, oppure nell'industria o nei servizi in Europa, mentre solo esclusivamente del matching locale. D'accordo? Anche perché poi il matching c'è poco. Sono stato al convegno di Torino di Alma Laurea e si riportavano i dati per cui a Modena, in Emilia, un ingegnere che ha avuto un'importante offerta, di assunzione alla Ferrari, avete presente come in Emiliano la Ferrari, ingegnere, e se ne va in Austria perché lo pagano il doppio. Semplice. Non si trovano le competenze. Paghiamo le competenze. Aumentano i costi. Forse, ma bisogna pagare le competenze, no, le competenze si muovono. E noi non possiamo preoccuparci, nel nostro processo di internazionalizzazione formiamo delle persone, si muovono. Sono addestrate a muoversi. Erasmus fa muovere le persone. Quindi gli aspetti legati alla formazione diventano di fatto problemi di produzione del capitale umano, e quindi noi di fatto esportiamo il capitale umano, nel bene e nel male. Nello stesso tempo, da sempre, le imprese sono state un mondo, cioè un momento formativo, non un momento, un processo lungo, quasi a volte come una vita di una persona. Che fine ha fatto quel processo formativo? Quante persone riguarda? Come si sviluppa? Allora, vi tengo sospesi un attimo, anche perché aspettiamo Stefano, quindi io almeno un po'.
Questi sono gli ambiti di ricerca che dovrebbero corrispondere a, diciamo, l'oggetto di 8 postdoc, di 8 borse di postdoc che dovrebbero in qualche modo concentrarsi su questo tipo di problemi, cioè sono stati spacchettati i problemi della domanda e dell'offerta e ognuno avrà una sorta di attribuzione di incarichi, ma lavoreranno insieme. Questa è la nostra idea, farli lavorare insieme e con un approccio interdisciplinare, perché sceglieremo gli statistici, i sociologi, gli economisti che ci daranno una mano. Speriamo di trovarli, perché non è così ovvio, non è che uno fa un bando e arriva. Non è banale. Allora, che cosa segue questi 8? Seguono questo schema, di fatto. Lo schema è fatto da settori che sono collegati da flussi di attività, di inserimento o di rotazione fra appunto il sistema primario, il sistema secondario, il mondo del lavoro, che può essere in tante direzioni. L'obiettivo metodologico è quello di misurare gli stock e misurare i flussi nello stesso tempo, non solo i flussi ma anche gli stock, cioè vale a dire che cosa la dimensione di un'impresa determina in termini di qualità del fabbisogno e che cosa determina l'impresa in termini di qualità e composizione del turnover, per esempio. D'accordo? L'Istat, quando misura l'occupazione, misura, intervista qualcuno e gli dice cosa hai fatto la settimana scorsa, d'accordo? E su quei flussi, su quei campioni di flusso, fa le sue previsioni. Qui il giochino che vorremmo fare è più complicato. In particolare, non domanderemo mai a nessuno qual è il tuo fabbisogno di manodopera, perché normalmente si sa che quando tu domani un imprenditore o un direttore del personale qual è il suo fabbisogno, lo sottostima. Lo sottostima perché ha in testa alcune professioni, ma se ne dimentica tutte le altre. La sottostima è misurabile almeno il 30%, il 40% della manodopera. Ve lo dico perché questa cosa mi è capitata ai tempi di Excelsior, nel momento in cui Excelsior faceva le stime, sovrapponendo un campione di imprese, no, un campione, diciamo l'universo delle imprese agroalimentari emiliane, con i dati che noi avevamo raccolto sulla composizione del turnover e quindi sui fabbisogni, quelli diciamo di rotazione e quelli aggiuntivi, una volta che abbiamo misurato questo negli anni precedenti, abbiamo visto che tutte le previsioni che erano state fatte dalle risorse umane di quei settori erano sottostimate di almeno 30-40%. Quindi mai domandare a uno che ti serve, perché confonde i desideri con la domanda. E io che faccio il microeconomista dico sempre agli studenti: un conto sono i gusti e un conto è la domanda. Perché in mezzo ci sono alcuni vincolini di bilancio per il consumatore, ma vincoli fondamentali che poi determinano effettivamente quale sarà la domanda di lavoro. Allora cercheremo di misurarli questi flussi. Tanto meglio li misureremo, tanto più i dati saranno di tipo lead, cioè che collegheranno i dati di impresa con i dati individuali. Che potenzialità ci sono? Molte, alte, altissime, no? Ormai l'Istat è in direzione, come dire, senza se e senza ma, sui censimenti permanenti, sull'inserimento di dati amministrativi, sulla trasformazione dei dati amministrativi in dati statistici e così via. Un percorso straordinariamente importante che deve essere velocizzato il più possibile, perché lì dentro c'è davvero la radice di un nuovo modo di approcciarsi all'informazione e di utilizzarla. Allora, prima di procedere, farvi vedere alcuni primi carotaggi, diciamo in senso lead, ragioniamo sul nostro passato. Vedo qui che abbiamo i capelli bianchi, qualcuno di noi, quelli che sono rimasti per me, e riflettiamo su questo dato. Non so se avete letto i giornali di stamattina, d'accordo? I giornali di stamattina, Il Sole, Repubblica e così via, ma non solo quelli, virgolette, di centro, governativi, ma anche quelli di destra, se la stanno prendendo tutti con Di Maio e con i decreti. Benissimo, c'è ragione, è ragionevole pensare che un decreto che voglia mettere a posto una situazione complicata
spesso, come sia stato, come è stato scritto, la pezza è peggiore del buco. Potrebbe essere peggiore del buco. Ma le cose che vengono dette da molti commentatori tirano fuori degli strumenti e delle concettualizzazioni che sono sicuramente false. Una di queste è che la produttività sarà in qualche modo danneggiata. Ma la produttività è già danneggiata. E si è danneggiata in un momento particolare del tempo. Guardate quel grafico e guardate gli anni. Da lì non si è più riavuta. E non stiamo parlando della crisi. La crisi l'ha inghiottita ulteriormente. Ma i guai cominciano all'inizio, alla fine, all'inizio del nuovo secolo, alla fine dell'altro. Che è successo? La natura non prevede, può prevedere, cioè il ciclo, la congiuntura, può prevedere delle fluttuazioni, ma quelle sono rotture strutturali. Rotture strutturali che hanno costituito il mistero che ancora è assolutamente, apparentemente insoluto e che ogni volta che uno sente, sente tutti ormai, perché è diventato un leitmotiv, la produttività in Italia è più bassa di tutta quanta l'Europa. La Grecia ci frega, ma insomma. Domanda, che cosa è successo? Che cosa è successo? Interagiamo, dato che abbiamo tempo per poterlo fare. Che cosa è successo secondo voi? Perché lì c'è un evento. Allora, possiamo cominciare a dire, era un momento particolare, è aumentato il livello di integrazione europea, le istituzioni europee stanno prendendo forza, le regole cominciano a diventare più stringenti, il processo di globalizzazione è cominciato in quegli anni, bla 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 bla. Ma tutte queste cose che noi diciamo valgono per tutti i paesi partner, tutti i paesi partner, quelli forti e quelli deboli. Per quale diavolo di motivo noi ci comportiamo in quel modo? E badate, non ci siamo più risollevati da quell'andamento. Non ce lo dobbiamo mai scordare questo, perché se non troviamo la chiave che spieghi il perché succede questo, le discussioni che noi facciamo, che spesso sono costruite sul breve periodo, sono fortemente limitanti e limitanti rispetto alla politica. Allora, che cosa succede in quegli ultimi anni? Qual è l'evento? Oscar Giannino ieri sul Manifesto, sento Rai News che fa, che ovviamente non va citato Oscar Giannino, ma insomma non è un personaggio da citare, ma Vox Populi naturalmente. E la prima cosa che ha detto è: noi stiamo mettendo in crisi le conquiste del decreto Treu. In quegli anni si mettono le mani sul mercato del lavoro e in particolare non è uno degli effetti fu, sentendo Tiziano quando parla, imprevisti, no? L'esplosione di Cococò, dei contratti e così via, d'accordo? Ma quello che davvero accadde in quel momento è che si perse la terzietà delle istituzioni del mercato del lavoro rispetto al funzionamento stesso del mercato. Bene o male, i centri dell'impiego, o per quello che allora si chiamavano, non si chiamavano centri dell'impiego, si chiamavano, come si chiamavano? Uffici di collocamento, Alzheimer, perversa, erano non efficienti, ma insomma, efficienti, non efficienti, non importa, ma avevano sicuramente istituzionalmente il compito di essere terza parte. Terza parte. Questa terza parte è sparita, perché se noi dobbiamo andare a vedere come funzionano gli uffici di controllo, diciamo, delle istituzioni del mercato del lavoro di controllo, dunque quando io ho cominciato a lavorare sulla cooperazione, molto tempo fa, cominciai a prendere i dati dall'ufficio del lavoro della massima occupazione e in particolare nel segmento che si occupava del controllo delle cooperative, d'accordo? Mi fornirono dei dati su un floppy disk. Per leggere quel floppy disk dovetti andare all'asilo di mia figlia, dove c'era un computer regalato dai genitori, perché in università non si era più possibile leggere quei dischi. Altro che 4.0, voglio dire, no? Da questo punto di vista. Quindi
Noi siamo di fronte a delle istituzioni perfettamente inefficienti rispetto al controllo e dunque, se diamo retta alla teoria economica, la crescita dell'intermediazione del lavoro privata determina una condizione di monopsonio. E la condizione di monopsonio ha una fortissima conseguenza prevedibile: minore occupazione, minore salario e una peggiore condizione strutturale. Noi ne abbiamo due di condizioni di monopsonio: quelle sul mercato del lavoro, in particolare della piccola impresa, sui strati bassi dell'occupazione, e i rapporti tra la piccola impresa e la grande impresa. Due sono stati informati. Allora, andiamo avanti. Queste sono la produttività totale dei fattori, un altro di quelle cose che sta qui, sullo stomaco, no? Perché lì si misura l'aspetto congiunto della produttività. Noi, vedete, siamo i rossi. Lì c'è poco da fare scherzi, lì è un problema di capitale e lavoro, eh? Non è soltanto il lavoro, è capitale e lavoro. Allora, questo non la fonte, ho perso la fonte, non me lo ricordo, ma possiamo ricostruirla. Allora, qui il giochino, come vedete, non è il lavoro che lavora poco. Guardate le ore di lavoro rispetto alla Germania. È tutto il resto, sono gli investimenti. Sono la crescita continua dell'innovazione. La 4.0 nasce da questi processi. La testa della 4.0 nasce da questi processi. Continui processi di innovazione. Allora, che cosa succede da noi in quegli anni, negli anni che vanno dal 2000 al 2011, esattamente quando parte Asia, in questo momento parte da lì? Questa è Modena, questa è, sono dati lead di natura INAIL. INAIL, non vi sto a raccontare la vicenda complicata che mi ha fatto avere questi dati su Modena, sono relativi ai distretti, ai comparti che avevano più di 1000 addetti al momento del censimento 2001, quindi diciamo la parte forte della struttura. Allora, in prima fila ci sono la struttura dell'occupazione per classe di dimensione del 2011. Capite perfettamente quello che è successo nel corso degli anni. È cresciuta in modo spaventoso la microimpresa. E invece il pezzo, diciamo, tendenzialmente diminuisce come peso. Crescono moltissimo le microimprese. Allora, io sono uno che è stato allievo di Sebastiano Brusco. Ho vissuto il suo tormento nel dimostrare alla teoria economica che la piccola impresa non necessariamente è inefficiente. Condivido con lui tutto quello che è stato scoperto. La piccola impresa non è inefficiente, ma certamente c'è un problema di piccola impresa. Come vedremo, c'è un problema. Dov'è il punto? È che dobbiamo piantarla col problema della piccola impresa. Dobbiamo andare a capire i ruoli che ogni singola impresa gioca all'interno di una divisione del lavoro, piccolo o grande che sia. Questo è il problema, non è la piccola impresa, perché l'idea della piccola impresa ha concettualmente l'idea che l'impresa sia separabile, logicamente separabile, analizzabile in modo separato. Non è così, non può essere così, non può essere così, e tanto più se andiamo avanti e meno sarà così. Quindi si pone il problema che io vi ponevo: dove sta la 4.0, la testa, dove sta? Sta per esempio nella manifattura o nei servizi? Dove andiamo a cercare? E perché sta nei servizi? E perché non sta nella grande impresa? Che è successo? Perché dobbiamo affidarci a delle start-up esterne e non c'è il progetto di ricerca e sviluppo all'interno della grande impresa? Quanto stanno lì? Saranno bravi? Saranno straordinari? Sì, ma se ne possono anche andare il giorno dopo, proprio perché sono bravi e straordinari. O no? Quindi io, quando dirò queste cose a Patrizio, ovviamente mi prenderà a scarpate, ma comunque, perché? Perché l'obiettivo è quello di dimostrare che, insomma, speriamo che io me la cavo proprio, cioè nel senso che andiamo avanti, siamo su un sentiero evolutivo, questo sentiero evolutivo cresce, possiamo fidarci di andare avanti e le cose, non, se non vanno benissimo, vanno. D'accordo? Stiamo uscendo dalla palude. Questa è l'idea di Patrizio, che va valutata naturalmente, mica sto dicendo che sia un'idea sciocca, sto dicendo che è un'idea importante. Quella idea che fa sì che la cultura amministrativa dell'uso dei dati, Nereo, no? Utilizza i dati quando hanno questo tipo di domanda di natura politica, non è che non vengano usati, no? Vengono utilizzati secondo domande specifiche.
Questi sono gli andamenti. Allora, se questo è l'andamento in media, scusate, uffa, e va bene, non ho detto. Ecco, allora, questo è l'andamento medio, comparti manifatturieri. Se noi andiamo a vedere gli altri settori, gli altri settori funzionano in una maniera molto diversa, molto articolata. Alcuni crescono, il minimo comune multiplo è tutti questi vedono crescita enorme della piccola impresa. Nei servizi alle persone, dove c'è un pezzo del terzo settore, succede che quel poco di strutturazione viene in qualche modo distrutto nel corso del tempo e diventano tutte piccole imprese sparpagliate, molto meno presente l'impresa organizzata e così via. Questi sono i dati che mi dico. Questo, vedete? Cresce la microimpresa, si riduce progressivamente nel tempo il peso della media, piccola, l'impresa strutturata, di fatto. Allora, di fronte a questo quadro, io non sarei molto ottimista e spero di sbagliarmi, naturalmente. Vorrei sbagliarmi, credetemi, vorrei sbagliarmi. Perché adesso non ho i dati per far vedere che cosa che a Modena quando sta il flusso degli investimenti, quali sono i settori degli investimenti e così via. Vi mostrerei una crescita incredibile degli investimenti speculativi, finanziari e una diminuzione secca degli investimenti in macchinari e tecnologia. E stiamo parlando di Modena. Il luogo in cui l'automotive sta, no? È nel cuore di tutti. Allora, che cosa è successo nel frattempo? Che quelle piccole imprese si sono riempite di immigrati. Tutto il mercato del lavoro di quello stato di imprese tira immigrati. Stiamo parlando del 45-50% in alcuni casi di lavoratori immigrati. Allora vogliamo parlare del mercato del lavoro degli immigrati? Vogliamo parlare degli scafisti di terra? Quelli che guidano i flussi migratori da qua, da noi, e si fanno consegnare degli schiavi perché i prezzi, i costi del trasporto hanno indebitato il signore e la sua famiglia? Ci parliamo parlare? Ne parliamo con Salvini di questa gente? Ne parliamo? Parliamo di cosa sono gli effetti della regolazione di questo segmento del mercato del lavoro sulla base elettorale di un certo tipo? Se la vogliamo buttare in politica? Quello che è che quello è un cambiamento straordinariamente importante dal punto di vista del capitale umano. I giovani. In primo piano c'è il profilo che aveva la composizione della forza lavoro in termini di età. Due gobbe, giovani e, diciamo, maturi. Nel corso del tempo, che cosa è successo? Sono cresciuti i maturi e se ne sono andati i giovani. Quindi noi, la nostra famosa manifattura, è vecchia. Si è invecchiata progressivamente. E stiamo parlando di Modena. Non perché io sono modenese, io sono romano, ma insomma, diciamo, l'adozione modenese è che Modena, l'Emilia, no? C'è mica bisogno che avrò, giusto? Ma è vero pure, non è che mica è una fantasia. Bene, allora adesso andiamo a vedere i primi giocattoli su Asia, i primi carotaggi, per vedere se quella roba che abbiamo visto nel passato, come la vediamo adesso, dal 2011, che cosa succede adesso in termini di competenze, di capitale umano. Allora, io parlo di questo, ma naturalmente quello che mi interessa è, soprattutto in questa sede, sottolineare l'importanza strategica dell'uso dei dati lead, se non facciamo questo mix. Ma questo mix non è tecnico, è concettuale. Cioè le unità d'analisi non sono più i consumatori da una parte e l'impresa, come la raccontiamo, come io sono costretto dal professore di microeconomia a raccontarla, entità astratta. Qui stiamo ragionando su un link che non può per nessuna ragione essere mai dimenticato. Quindi non è un problema soltanto di utilizzare i dati, è di concettualizzare l'esigenza di pensare in quel modo. Allora, qui sono una matrice di transizione che viene fuori. Viene fuori che vengono fuori tante cose. Allora, la prima cosa che viene fuori è che le imprese tendono a diventare più piccole, cioè la parte di sotto, no? È più densa di quella parte di sopra, adesso vi faccio vedere il grafico. Ma la cosa che mi sta a cuore,
non vi dico perché mi sta a cuore, ma la cosa che mi diverte molto è l'immensa quantità di letteratura che è stata scritta sull'articolo 18 e sugli effetti distorsivi dell'articolo 18 sulla struttura dimensionale delle imprese. Quindi l'idea era che l'articolo 18 avrebbe creato una sorta di barriera alla crescita delle imprese. Ma quando? Ma dove è possibile? Ma quando mai è stato dimostrato empiricamente che questa cosa è vera? Mai. Guardate la fascia considerata. Ci sono imprese che salgono e imprese che scendono. Ma dov'è il problema? Se non la pura ideologia. Dove sta? E qui la matrice di transizione messa in grafico. Quindi questa parte che riguarda le imprese che diminuiscono è maggiore, ma c'è la crisi naturalmente. C'è la crisi, ma le imprese si muovono, crescono e diminuiscono, c'è un turnover importante fatto da cambiamenti dimensionali e uscita e ingresso dell'impresa. La demografia d'impresa è una cosa molto poco considerata, ma di straordinaria importanza. Allora, se siamo così attenti agli effetti distorsivi che può aver avuto l'articolo 18, perché non esiste nessuno studio che misuri l'effetto, la dimensione, l'impatto della legislazione sull'artigianato? Gli artigiani è una cosa del passato oppure il fatto che esistano gli artigiani costituisce un problema strutturale? Nessuno l'ha mai fatto. Sono buono e cattivo, la valutazione è stata fatta, la legislazione artigiana regola la dimensione dell'impresa e la regola davvero in maniera molto precisa. Allora, questi sono i dati fatti sul 2011, quelli del 2015, sono i più recenti che il servizio di statistica mi ha concesso, ma sono quelli disponibili. Come vedete, vengono confermate l'idea che le imprese grandi hanno una popolazione matura, più matura di quelle piccole. Quindi i giovani non stanno lì, stanno da un'altra parte. Stanno nella piccola e media impresa. Quindi come faccio a dire che non sia importante il ruolo della piccola e media impresa se contiene i giovani? Niente più lontano da me che non sia una cosa importante. Le potenzialità esistono, bisogna vedere se quella impresa è buona o è un'impresa cattiva. Andiamo avanti. Ecco, dunque, queste sono la struttura, diciamo, la composizione per titolo di studio della forza lavoro, con un ranking che è stato fatto in modo tale che voi vediate dal settore che ha più peso del capitale umano, questo qui in alto, questo verde che riguarda la laurea di secondo livello, il dottorato, sono questa ombrina che sta qua, va bene. Quindi questi in alto sono quelli che hanno, cosa? Adesso si vede? No, non si scrive, non si legge, no, un accidente, l'ho fatto apposta perché poi ve lo racconto. Perché se cominciamo a fare pezzetti dopo viene... Adesso vediamo. Allora, lì sopra ci sono quelli che hanno una composizione della forza lavoro caratterizzata da un buon livello formativo, d'accordo? E sotto progressivamente, sempre di meno. Allora, non si vede, ma sarebbe divertente vederlo, perché ci accorgeremmo che tutti i settori, tranne forse l'automotive, tutti quei settori sono settori di servizio, non di manifattura. Quindi la testa della 4.0 è stata un'altra parte, non è una manifattura. Quindi quando parliamo della 4.0 dobbiamo stare molto attenti non solo ai servizi, ma all'interazione che c'è, la relazione strettissima che c'è fra un pezzo di imprese che noi chiamiamo di servizio, che sono tali solo perché sono fuori dalla grande impresa, se no sarebbero ricerca e sviluppo, potrebbero essere, o reparti della grande impresa. Quindi la divisione del lavoro, il cambiamento della struttura dei network, fa sì che quando noi utilizziamo le categorie standard, vediamo questi oggetti e questi oggetti sono misteriosi. Dicevo, ci sono i servizi che crescono, ma di cosa stiamo parlando? In quale condizione di mercato del lavoro? Che divisione del lavoro stiamo ragionando? Fatto sta che, di nuovo, questo che rappresenta il 27% degli occupati, questo pezzone qui, non è il 80%, è il 27%. Quindi sarebbe, se prendiamo questo punto dove ci sono appunto come limite
il 10% dei laureati, quindi questi sotto hanno meno del 10% dei laureati, qui sotto è tutta la manifattura, o gran parte della manifattura. Bene, avanti, titolo di studio per classe di dimensione. E ancora una volta ci accorgiamo che sì, il titolo di studio, la classe di dimensione conta, però la situazione non è univoca. Tendenzialmente la piccola impresa ha un minore presenza di manodopera qualificata. Quindi i giovani stanno lì e in una situazione in cui la manodopera prevalente non è qualificata. Qui devo questo suggerimento è una cosa che mi segnalò Mallio. Qui non ci sono gli imprenditori. Ho fatto una proxy, ho preso il dirigente che ha il titolo di studio più alto e ho cercato di vedere, rispetto a questa informazione, com'è la composizione della forza lavoro in termini di titolo di studio. Allora, i dirigenti che non hanno titolo di studio hanno una composizione di lavoratori peggiore. E la cosa è lineare. Lineare. Va in un certo modo. Quindi, di nuovo, vediamo una situazione in cui, no, c'è un'interazione dentro alla struttura organizzativa che è poi condizionante dell'utilizzo delle competenze, del fabbisogno di capitale umano e così via. Il matching che noi possiamo fare con quelle imprese è sicuramente basso, ovviamente, e deve essere basso, perché si spera che noi produciamo degli oggetti che abbiano prospettive migliori. Bene, poi mi taccio, ecco, questo ve lo lascio per ultimo. L'ultimo, diciamo che è l'ultimo. Qui ci sono un indicatore del piffero, ma insomma, anni di studio cumulativi dentro l'impresa, ok? Prendendo i titoli di studio di tutti quanti e parametrizzandoli. Che cosa viene fuori? Viene fuori una cosa di straordinaria importanza, perché allora questa fascia centrale, che è naturalmente quella importante, ha una debole relazione positiva fra dimensione e capitale umano, diciamo, livello del capitale umano. Ma quello che è importante è la dicotomia che esiste fra questo gruppo di imprese, piccole e grandi, e questo gruppo di imprese, piccole e grandi, dove stiamo parlando di due mondi diversi, completamente diversi rispetto all'utilizzo e alla presenza di competenze umane. Questo pezzo di imprese costituisce una cerniera, non certamente positiva, rispetto all'evoluzione della 4.0, perché la cattiva impresa, piccola e grande, scaccia la buona impresa, non c'è niente da fare. E lì ci sono probabilmente imprese, certamente non meravigliose. Quindi c'è questo problema dicotomico, per cui non si può parlare di piccola e grande impresa così, si può parlare di settori così, bisogna andare a vedere pezzetto per pezzetto quello che succede, cosa che speriamo di fare con come. No, questo ve l'ho fatta vedere, andiamo avanti. Allora, le vere domande di ricerca sono naturalmente di natura economica. Io sono preoccupato da questa. Avrò modo di parlare e discutere su questa roba con diciamo, la regione. Io ho paura che ci si concentri sulla 4.0, sugli elementi belli, sulle start-up innovative, sulle meraviglie dell'informatica, sulle potenzialità che questo ha in termini di occupazione, ma si dimentichi il fatto che il sistema è integrato e non può essere considerato distaccato, per cui quello sviluppo è segnato dallo sviluppo di altre imprese e le cattive imprese possono essere caratterizzate, determinate dal sentiero di sviluppo preso da quelle buone. Quindi non possiamo per nessuna ragione dimenticare gli ultimi, diciamo, perché gli ultimi, sugli ultimi, sulle imprese peggiori, sicuramente si gioca una partita, che è quella partita della produttività che noi non stiamo vincendo, ancora non stiamo vincendo. Si gioca lì, non è che si gioca da un'altra parte. La struttura occupazionale, la struttura dimensionale, l'evoluzione della struttura dimensionale, il fatto che noi abbiamo un mercato del lavoro a bassi salari, ha prodotto un incentivo distorcente rispetto agli incentivi degli investimenti. Non c'è niente da fare. E
Ma ripeto, non è un problema di flessibilità del lavoro, non è quello il punto. Il punto sono gli incentivi che l'impresa ha a fare innovazione. Quindi il lavoro, flessibile o duro che sia, deve essere pagato e spingendo l'impresa a risparmiarlo, nel senso di trovare delle flessibilità anche nella tecnologia, quindi fare investimenti. Anche questo fa parte, diciamo, dei risultati della teoria economica. Se il lavoro costa meno, si usa più lavoro, male, lo si spreca e non si fanno investimenti. È facile, è semplice il problema. La soluzione è un po' peggio, anche perché interagisce con la cultura che si è formata in questi 20 anni. Naturalmente c'è un problema di scelta di unità d'analisi. E discutevamo prima con i miei amici qui dell'Istat, con un'esperienza importante, diciamo, di come l'Istat funziona, di come vengono fatte le classificazioni. E le vecchie classificazioni, la TECO, funziona perché c'è l'idea che attraverso la classificazione della tecnologia noi troviamo i comparti. E questo ha dei problemi, proprio perché le imprese si muovono a cluster, si muovono a strutture, diciamo, reticolari, e l'impresa, comprendendo tutta quanta la filiera, può avere la testa e i piedi in molti ambiti a TECO. Quindi il taglio che noi siamo abituati a fare può essere un taglio molto duro e quindi anche fuorviante rispetto a quello che riusciamo a vedere. E poi va bene, metodologiche, più siamo e più bestie si vedono, diceva quel signore. Quindi è importante che questa gente, che ci si lavori su questi dati in tanti, ci si confronti sui temi di ricerca, si mettono a disposizione i risultati che possono essere criticati, perché davvero, non so niente dei big data, ma certamente questi sono una fonte di informazione di straordinaria importanza che non possiamo trascurare, anzi bisogna imparare a usare. Queste sono le previsioni di lungo periodo sul mercato del lavoro a proposito di produttività. La vignetta è del 98 e appunto in occasione della riforma Andreu. Profeta, no? Una straordinaria previsione statistica, no? Che dici? No, adesso mi dovevi fermare, però. Beh, no, eravamo tutti catturati da questa illustrazione dettagliata, ma anche utile, credo. Nel frattempo ci ha raggiunto il dottor Michelini. Darei la parola a te se vuoi, o se vuoi. No, se vuoi posso integrare alcune cose sui dati, ma non vorrei, preferirei che fossero fatte le domande, perché sono rimasto così affascinato dall'ultima parte della, per cui preferirei che. Allora, vediamo se ci sono delle questioni che emergono sulla base della presentazione. Beh, una cosa la dico io allora, tanto per non. Ah no, la faccio parlare la dottoressa Dolfiglia. Allora, ho visto di recente che è stato fatto dalla Regione Emilia-Romagna un accordo, un preaccordo con il governo per l'acquisizione di maggiori competenze nel settore dell'istruzione. Questo è stato una proposta appunto della Regione Emilia-Romagna che ha fatto da capofila anche rispetto alle altre due regioni che sono la Lombardia e il Veneto. Ma devo dire l'Emilia-Romagna rispetto alle altre due regioni ha sottolineato l'importanza in particolare di investire nel settore dell'istruzione, segnalando, così come ha fatto appunto nei suoi interventi il Presidente della Regione, la necessità di ricostruire, cioè immaginare un nuovo progetto formativo a livello regionale, in presenza di un fallimento del progetto formativo nazionale, proprio per rilanciare ovviamente lo sviluppo dell'impresa sul territorio. Questo naturalmente sarà legato anche alla costruzione, all'individuazione di un fabbisogno finanziario, che sarà comunque
negoziato con l'amministrazione centrale. E ecco, come interagisce con il progetto dell'industria 4.0, se è stato pensato proprio nell'ottica del rilancio, ovviamente, dell'allargamento delle competenze per servire questo settore, se settore lo vogliamo chiamare, ma mi pare di capire che non ha confini definiti in questo momento, ma proprio perché non ha confini definiti, ovviamente il problema della formazione mi sembra centrale. Allora, Stefano, qui tu puoi dire molta roba, immagino, perché sei da dentro, lo vedi, ma tendenzialmente sì, la risposta è sì, 4.0 è un leitmotiv, un interesse forte, fortissimo, ma anche ragionevole, ma anche condivisibile, ma anche... da ragionare in termini di costruzione degli incentivi in modo che questo si sviluppi. Certamente quello delle competenze è una cosa importante, le università battono in maniera molto forte, anche perché sono incentivate ad aprire corsi, l'ingegneria da noi ci sta mangiando, letteralmente, ma anche ragionevole, perché il progetto è quello di una crescita, un'intensificazione, diciamo, dei poli di sviluppo, di ricerca, che poi diventano formativi. Quindi da questo punto di vista niente da dire, cioè si sta andando nella direzione che si va, giusta, è chiaro che poi ci sono problemi di risorse e così via, ma tendenzialmente io credo che questo pezzo sia curato, sia coperto, ci sia una grande attenzione, ci sia un'attenzione anche, tra l'altro, ripeto, non semplicemente tecnicista, perché la gente sa perfettamente che le competenze, diciamo, umanistiche possono diventare di straordinaria importanza. Questo ormai è stato acquisito anche dagli stessi, come dire, i responsabili delle risorse umane. A parte, io faccio il professore, so che cosa significa avere degli studenti buoni o cattivi, no? Da dove vengono e come, e chi è bravo rispetto a chi non è bravo, e quindi va bene, ma indipendentemente da quello che è la mia esperienza, è esperienza dei selettori, diciamo, di chi sceglie il personale, di trovare delle persone straordinarie anche in curricula che non sono quelli scientifici, d'accordo? Quindi questo ormai è una cosa che tutti hanno in testa. Quindi l'elemento formativo è presidiato. Quello che io temo, lo dico ancora una volta, è che non si presidi l'interazione che c'è fra la buona impresa e la cattiva impresa. Un po' perché non ci sono gli strumenti, ci sono pochi strumenti. Un po' perché, ripeto, l'idea è concentriamoci sulla testa, che è quella poi porta avanti tutto, e quindi se l'acqua cresce galleggiano anche le barche più sfasciate. Questa è l'idea, e invece questo è particolarmente pericoloso, perché la zavorra che viene prodotta da un cattivo mercato del lavoro segna il sentiero di sviluppo. Se non ci mettiamo in testa che qua bisogna smetterla di ragionare in termini di basso salario e che bisogna fare di tutto per riuscire a consentire un salario decoroso, poi la gente, la cosa che mi fa morire è che la gente dice: le donne italiane hanno un tasso di natalità di 9.8, di 0.9, d'accordo? 0.8, dipende, perché ci sono gli immigrati, perché se prendiamo, diciamo, le italiane, siamo messi come siamo messi. Allora, ci sono molte donne qui, è chiaro di cosa sto parlando, no? È chiaro che io sono alle 10 del mattino a Göteborg, alle 10 del mattino, papà che gira in carrozzina. Sto osservando un'altra maniera di intendere la genitorialità, ma è anche un'altra maniera di intendere l'impresa. E che questo significa che tu poni in equilibrio, in termini proprio di sostenibilità, produzione e riproduzione della vita. Se noi non imbocchiamo quella strada con grande decisione, continueremo a riprodurre condizioni di quelle imprese, di imprese che poi diventano funzionali al tipo di sviluppo di quelle buone. Questa è la cosa preoccupante, che non si veda il nesso, che non si veda la regola che la cattiva impresa, come la cattiva moneta, scaccia la buona. Perché gli investimenti di un imprenditore intelligente che vuole utilizzare una forza di lavoro mantenendola e facendo sì che chi entra ha un progetto di vita su un'impresa, cosa che una volta era abbastanza normale, si trova spiazzato, perché i suoi costi sono incommensurabili con chi non lo fa. Allora, la progettazione degli incentivi è fondamentale, difficile, complicata, sicuramente complicata, perché bisogna invertire, ripeto, non solo le azioni del breve periodo, ma la cultura organizzativa, che invece è molto più pervasiva.
non voglio parlare solo io. C'è qualcun altro? Qualche altro quesito? Su questo tema due cose velocissime, visto che sono stato evocato. Io mi scuso, ma ero relatore di un'altra sessione, per cui sono arrivato un po' in ritardo. Allora, sicuramente ci sono delle relazioni molto forti fra le richieste di maggiore autonomia su certi settori da parte di alcune regioni. Io credo che al di là di questo tema, che è un tema importantissimo a mio parere, non a caso noi insomma come ufficio di statistica della regione stiamo dando supporto, no? Oddio, mi piacerebbe darne ancora di più. C'è un problema legato all'incrocio tra archivi, no? Che non abbiamo ancora fatto perché stiamo attendendo, no? Che in qualche modo il garante ci dia qualche indicazione, no? Su come fare, perché credo che una relazione forte o comunque riuscire a stabilire la relazione tra la formazione regionale e le carriere, no? Sarebbe abbastanza interessante, no? Quindi adesso vedremo se questa cosa la potremo fare, insomma, anzi apriremo un'interlocuzione anche con i colleghi di Istat su questo aspetto, perché è inevitabile, però questo forse riguarda più il futuro, ma un futuro che non è tanto lontano, perché è evidente, qui arrivo a, insomma, a integrare le cose che diceva prima lui, perché è evidente che la richiesta di maggiore autonomia da parte di una regione significa portarsi dietro anche dei fabbisogni informativi che sono più sostanziosi, no? Ne parlavo prima in sede PSN, no? Di questa cosa qui che bisognerà che cerchiamo di fare in modo che o il programma statistico nazionale accoglie dei fabbisogni informativi più dettagliati, che sono quelli in questo caso sono molto dettagliati, no? Ma ci sono altri casi in cui e anche metodologia, insomma, che oppure in alternativa, se non si fa questo, bisogna dare maggior forza ai programmi statistici regionali. Non so come dire, bisogna trovare, no? Il giusto come. Io preferirei la prima, perché è più semplice dal punto di vista. Quello che in qualche modo sempre mi stupisce è questo, che sulla demografia, che prima Enrico evocava, abbiamo apparati metodologici e strumenti che sono strepitosi. Abbiamo modelli previsivi che mettendo in relazione tra di loro dati che spesso sembrano scollegati, magari trovando dei modelli con i quali li metti insieme, cioè riusciamo a stimare ormai per distretto sanitario, per comune, insomma, ormai per una certa dimensione, riusciamo a stabilire tra 20 anni se crescerà, calerà. Su queste materie non è che non ci siano le metodologie, mancano i dati, questo è il problema, per cui bisognerà che, oppure non è che manchino i dati, mancano dati, non so come dire, strumentalmente organizzati in modo tale da poter ottenere il meglio. Ora, su questo secondo me dobbiamo lavorare, e qui si riesce a fare massa critica se sono tanti soggetti che in qualche modo intervengono e ci danno, ecco, era questo quello che... Prego. Benissimo, ci sono altre osservazioni, commenti, domande? Se no ne faccio io una. O meglio, a me sembra, insomma, la relazione è molto ricca e molto interessante. Io volevo fermarmi su un punto che a me sembra dirimente, anche rispetto alla battuta appena fatta da Stefano, quando lui dice le metodologie ci sono, le tecnologie per usare le metodologie ci sono, ma mancano i dati. Collego questo con una riflessione fatta da Enrico Giovannetti prima, dove dice il racconto tradizionale che distingueva o classificava in due categorie diverse la piccola impresa e la grande impresa, questa distinzione è superata, bisogna, se volete usarla, usatela, perché lui è una persona tollerante naturalmente, però è concettualmente superata. Ciò che conta, forse è il maestro che ha imposto questo filone di pensiero, ciò che conta è il ruolo giocato dalla singola unità produttiva all'interno di un sistema che, del quale si colloca. Io vorrei allargare questa riflessione, perché poi l'analisi che hai fatto, che hai presentato, implica questo passaggio ulteriore. Questo sistema non è composto o caratterizzato solamente da imprese, ma è caratterizzato anche da un mondo più allargato. La nozione di distretto industriale ha senso se solo viene arricchito di altre componenti. Dal punto di vista statistico, il punto delicato però è che non basterà rilevare o non basta rilevare le caratteristiche strutturali della singola unità produttiva,
ma bisognerà cominciare da una parte ad allargare lo spettro, la gamma di informazioni, includendo altre cose, perché se mi fai l'esempio di Göteborg e quindi collochi la scelta di fare o non fare un figlio, di portare avanti, allargare o meno una famiglia, con questo contesto è evidente che dobbiamo raccogliere informazioni anche sulla vita quotidiana delle persone che lavorano nelle fabbriche del Modenese, nelle aziende del Modenese. L'altro aspetto rilevante è che forse accanto, oltre a mettere a fuoco l'unità strutturale, dobbiamo cominciare a mettere a fuoco statisticamente le relazioni tra unità strutturali e tra le imprese e la vita quotidiana, e quindi le famiglie e le persone. In questo senso mancano i dati. Ora si dirà, ma è un problema di approfondimento, prima o poi ci arriveremo, abbiamo già cominciato, eccetera. Il punto fondamentale, ed è la seconda osservazione che faccio, è che in questo senso forse le metodologie statistiche, in senso stretto, devono essere arricchite. In altri termini, i modelli anche teorici che tradizionalmente usiamo, abbiamo usato tutti, non sono modelli basati sulla relazionalità, ma sulle unità. Questo passaggio non è indolore. Stiamo passando da un modo di vedere e di raccontare le cose ad un altro modo di vedere, di concepire e di raccontare le cose. E probabilmente il salto non è meccanico, bisogna capirlo bene. Quali sono le metodologie? Io credo che noi non le abbiamo a disposizione. Lo dico anche perché noi, anche in Istat, quando facciamo delle analisi relazionali, per esempio l'ultimo rapporto Istat è sulle reti, se ci fosse un purista tra di noi siamo tutti impuristi, però se ci fosse un purista ci porrebbe oggi un problema del tipo: ma di che reti state parlando voi dell'Istat? Perché non sono state caratterizzate analiticamente in modo molto dettagliato. Ma non perché non lo sappiamo fare o non lo vogliamo fare, perché poi, forse ha ragione Stefano, è che se entriamo in questo territorio mancano i dati specificamente necessari per caratterizzare quei tipi di modelli. Una chiosa. Hai cominciato la relazione, secondo me, con una tavola, con un grafico molto interessante che metteva in relazione la produttività italiana con la produttività stimata o ricostruita in altri paesi col numero indice rispetto al 90-91, eccetera. 90 uguale 100, se non ricordo, 91 uguale 100. Molte analisi successive sono molto interessanti, secondo me, però la chiave comparata cade, non c'è più. No, mi rendo conto che non possiamo far tutto, la vita è breve, abbiamo altro da fare, eccetera, eccetera. Però il punto è delicato perché ha un punto di natura metodologica e ha a che vedere con la capacità dell'analisi di spiegare le cose. E se la regione o chi deve prendere decisioni di policy ha bisogno di conoscere i meccanismi che regolano il mercato del lavoro nel Modenese, per poter poi intervenire con una politica che, conoscendo i meccanismi, sa spostare le cose, quel tipo di modello, quel tipo di rappresentazione ancora non ti porta a spiegare i meccanismi attraverso i quali. E non credo che sia Treu la causa di tutti i nostri mali, anche perché, appunto, sta al CNEL, per cui voglio dire, in questo momento è certo. No, figurarsi. Però ecco, secondo me una riflessione di natura, un'analisi anche di natura comparata a integrare il modello potrebbe essere molto utile per i fini proprio della politica che la regione intende costruire. Cioè non ti basteranno correlazioni, non ti basteranno associazioni, bisogna essere capaci di ricostruire i meccanismi attraverso i quali funziona il mercato del lavoro o espelle certe risorse o certe altre. E lì sono molto preoccupato perché so che gli economisti sono per professione dei grandi semplificatori e quindi non so come andrà a finirla. Proviamo, tanto ci troveremo per questa cosa. No, ma è sicuramente vero, non ho dubbi che quella lì era impressionistica la cosa. E la risposta è, forse è più una domanda di ricerca in questo punto che con una risposta definitiva, che è quella di come nel corso del tempo i non investimenti in capitale abbiano in qualche modo favorito una presenza eccessiva di lavoro. Sto dicendo una cosa che sembra una contraddizione, in realtà l'idea dell'evoluzione, quella storica, è che tu fai investimenti, espelli il lavoro diventa in altre occupazioni
E quindi la flessibilità delle macchine, no? E non soltanto del lavoro, e in questo modo io non mi preoccupo del fatto che la 4.0 si dice che butterà fuori, distruggerà una serie di posti di lavoro. No, perché i bisogni sono infiniti, per cui la gente poi trova lavoro da altre parti. Il punto è che il meccanismo continui ad andare, ed andare in una certa direzione, perché se l'idea è che noi facciamo tutto quello che serve per non fare gli investimenti, utilizzare il lavoro nella maniera peggiore, così speriamo che me la cavo in quel modo, non stiamo mandando le cose come... stiamo seminando tempesta. Non c'è niente da fare. Quindi il meccanismo della produttività è legato a quello. Se tu studi la produttività complessiva dei fattori, qualunque sia la stima, perché lì c'è la funzione di produzione, diciamo, non ci entriamo in quella roba, ma comunque qualunque cosa misuri un fatto interattivo fra diciamo una presenza di stock di capitale e di lavoro. Se quella va in quella direzione, va in quella maniera, significa che tu stai facendo degli investimenti pessimi, anzi non stai facendo investimenti in capitale. Non c'è altra spiegazione, capisci? È vero che io non ho la prova. Non c'ho la pistola fumante, però è altrettanto vero che le correlazioni in questo caso ti danno delle domande di ricerca che ti dovrebbero far andare in quella direzione, scavare in quella direzione. Invece con l'idea della 4.0 sembra, ho paura, no, che la gente guardi da un'altra parte. E invece bisogna, per guardare la 4.0 bisogna guardare questo segmento di imprese e lavorare in modo tale che spariscono il più presto possibile. Va bene, se non ci sono altri quesiti, abbiamo capito una cosa importante, che se gli economisti sono dei semplificatori, gli ingegneri ancora peggio, sono dei semplificatori ulteriori, quindi lavoro duro per sociologi e quant'altro. Bene, io ringrazio tutti, abbiamo superato abbondantemente l'una, mi pare di capire, grazie per la partecipazione, grazie a Stefano, grazie a Enrico Giovannetti e a tutti voi che avete partecipato. Buona giornata e buona conferenza.